sì. Li salta tutti. Comunque inizia il match tra Clippers e Benevento. Ottavi di finale di Serie B. Clippers in maglia blu, Benevento in maglia bianca, con Nodruci che manca tempo di entrare in campo, già è a terra dolorante. Zurzo lo calcia, la palla esce di poco. Basile per la ripartenza, Basile a combattere con Amoroso che ha la meglio, la regala però ad Airoldi. Casolla! E Casolla a mandarla clamorosamente al lato. Poi ho qua Zurzolo. Zurzolo rientra sul destro, De Luca. Poi ancora Udrugio che mette al lato. Russo chiude, Basile. Amoroso chiude. Allora Zurzolo per la ripartenza. Zurzolo con la punta. De Luca risponde presente. Poi scambio Russo-Zurzolo, chiuso. Russo ancora. Si gira, chiuso anche lui. Basile scambia con Caruso. Basile. Caruso calcia, Calise si oppone. Poi Coccia, Murato. Basile! Per l'1-0 del Benevento, che passano in vantaggio con la rete di Basile. Zurzolo, il filtrante, può ancora la rimane lì, ripartenza di Basile allora. Basile, Basile. Airoldi! 2-0 per il Benevento, il gol di Coccia. Zurzolo, 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 Zurzolo. La porta calcia! Per la rete del 2-1 Zurzolo! Che fa tutto benissimo e poi conclude in rete. Svantaggio dimezzato dai Clippers. Buona l'uscita di Caruso che poi lascia Basile che va sul destro, calcia! Per il 3-1 ancora Basile. Benevento che ancora va sopra di due gol. Palla fuori, Sellitto, una deviazione, la palla entra ed è 3-2 il gol di Sellitto. Airoldi di testa, c'è Caldore che copre. Si chiude qui il primo tempo, punteggio di 3-2 per il Benevento. Da un lato i due gol di Basile e quello di Coccia, dall'altro Zurzolo e Sellitto mantengono a galla i propri uomini. Tende il match ancora tutto aperto. Vedremo se nel secondo tempo riusciranno a completare l'opera. Ricomincia il... No, ricomincia un cazzo. Ricomincia il match tra Benevento e Clippers, punteggio di 3-2. Con i Clippers che cercheranno di pareggiare, cercare di trovare la qualificazione in questo ottavo di finale di Serie B. Caldore a combattere, Melucci. Melucci col mancino! Buca De Luca per la rete del 3-3. I Clippers equilibrano il match. Melucci, Melucci, Melucci calcia! De Luca impreciso! Ed è 4-3, doppietta di Melucci che esulta insieme a Del Gaudio. Occhio a Melucci, Melucci semina il panico, lascia l'Amoroso fermato da Caruso che si scatena in contropiede. 3 contro 3, Basile rientra sul destro, calcia Calise col piede, salva tutto, calcia Caruso, Calise si oppone. Poi Casolla che scalcia via. Poi Casolla attaccato da Udrugge che la prende, calcia De Luca, si oppone. Vai Melucci, segna. Melucci, Melucci se la sposta sul destro. Udrugge, Amoroso mette sul fondo da metri zero. Basile. Caruso se la sposta, calcia, palla al lato di pochissimo. Casolla calcia, c'è fallo, finisce qui, passano i Clippers 4-3. Decide la doppietta di uno scaldato Melucci che ribalta lo svantaggio iniziale.
Siamo qui con Melucci, MVP del match tra Clippers e Benevento, ottavi di finale, 4-3, partita molto combattuta, siete andati sotto, avete pareggiato, di nuovo sotto, 3-1, poi la rimonta, raccontaci un pochino. È stata una partita difficile, penso che loro erano una squadra favorita per la finale, tant'è che ci hanno messo in difficoltà. Poi fortunatamente siamo passati in vantaggio da lì di sacrificio in contropiede, abbiamo meritato, penso, la vittoria alla fine. Giustamente, siete passati anche grazie... Grazie Giuliano! I grandi interventi anche di un Calise oggi scatenato, però tutta la squadra ha funzionato, tutta la fase difensiva. A questo punto, quarti di finale, obiettivo? Non posso non dire che vogliamo vincere, però non si sa mai perché il calcio è strano e le squadre sono tutte forti. Bocca al lupo allora. Grazie.